Ciao ragazzi, ciao a tutti, ben ritrovati qui sul mio canale. Oggi vi porto un gioco un po' particolare che è legato alla mia infanzia. E ovviamente recupererai dai Kinder Pinguì, come potrete capire. E si tratta proprio di un advergame. Diciamo che a quell'epoca, per modo di dire, insomma, qualche anno fa, andavano abbastanza di moda questo tipo di giochi legati a un prodotto. Qui appunto volevano sponsorizzare il Kinder Pinguì, diciamo gusto cocco, e produssero questo, che non è veramente niente male, visto che c'è anche come doppiatore, si chiama Maurizio Torresan, quello che doppiò anche Goku, ma dovrebbe chiamarsi Pau Torrisi o il contrario, In un insomma. punto dell'oceano non ancora segnato nelle cartine geografiche, esiste un isolotto dove il ciclo di vita animale e vegetale rende possibili fenomeni naturali alquanto bizzarri. No, Per è il contrario. esempio, Paul cosa ci fa Torrisi un è lo pinguino pseudonimo sdraiato di su un'amaca all'ombra Maurizio di due Torresan. enormi palme di cocco? Quindi sì, è Ragazzi, che il suo vero nome, Maurizio vacanza! Io Torresan. ne potevo più di ghiaccio, freddo! Voglio abbronzarmi fino a diventare croccante e gustarmi la cosa più buona! Ehi, scimmietta! Molla subito il mio cocco! Ti insegno io a pestare le pinne ad un pinguino! Hai poco da ridere! Scappa pure dove vuoi, che tanto ti acchiappo e il mio cocco me lo riprendo! Allora, questo veniva spacciato come gioco per bambini, ma vi posso assicurare che non è un gioco per bambini. È difficilissimo, ragazzi. Cioè, io da piccolo veramente, cioè, scleravo di brutto perché non riuscivo a finirlo. C'erano i miei fratelli che ci riuscivano, ovviamente erano più grandi, però io zero. Ma perché sto gioco, se vedete, cioè, vi fa prendere danno. Ah, apposta. Cioè, guarda, vedi. Prendete danno veramente. Si può prendere. Ah, a posto, ok. Si può prendere danno veramente così. Cioè, senza poterlo evitare. Il che. Ah, vai, sì. È veramente fastidio. Non so. Questo gioco praticamente veniva appunto commercializzato come gioco per bambini, ma vi posso assicurare che non lo è, non lo è difficilissimo. È una cosa veramente fuori dal normale. Perché potete prendere danno praticamente in ogni modo. In ogni modo, cioè, è fatto veramente male. Gli sviluppatori non so dove avevano la testa, onestamente. Allora, questo più o meno riuscivo a superarlo, no? Poi si arrivava in un secondo livello dove mi pare che ci fossero tipo degli ippopotami eccoli qua. Esatto. Con i coccomeri. Quindi bisogna saltare e non c'erano spiegati i tasti. Neanche nella cover del gioco, niente. Quindi ora vedete, praticamente bisogna saltare e uno deve sapere, deve indovinare che con lo spazio gli si lancia ste robe. Vedi, a volte non prende neanche il comando. Oh, stavolta mi è andata bene. Oh. Terzo livello, ovviamente, difficilissimo. Ma il quarto è bastardo, perché a parte che lui va lento, cioè va a scatti, perché probabilmente col CD è così. Magari con la ISO sarebbe diverso, vedremo. Magari proverò quello. Dicevo, nel quarto livello è veramente bastardo, perché va. Già il gioco va a scatti. Madonna. A scatti di suo. Eh sì, vabbè, poi io lo vado pure a beccare. Buonanotte. Mi sa che questa è la parte, lo sapevo. Va bene. Salto, fallo domani. Ok. Che culo, infatti mi è sembrato troppo bello. Sì, che sta succedendo? Va bene. Va bene. Oh, almeno siamo arrivati alla fine. E
così possiamo accedere al quarto livello. Arrivare con tre vite, credetemi, è veramente impossibile. Qui non succede niente, cioè nel senso che non dovrete resistere a nulla. Bisogna soltanto saltare sugli animali per arrivare con la scimmia che è lì in alto. Dico soltanto, ma in realtà non è così semplice. Cioè, praticamente, vedi, già non prende il salto su alcuni animali. Il fatto è che se non li becchi, non hai. È veramente difficile, eh? Credetemi. Ah, va. Perché bisogna praticamente arrivare il più vicino possibile alla. Allora, mettiamoci qua. Vediamo se passa qualcosa. Che ci vorrebbe anche il terzo animale, altrimenti non se ne fa nulla. Io come ci salto là sopra? Wow, wow! Cioè, se non becchi il punto giusto. Wow! Cioè, ti deve far proprio perdere, capito? Non. Dai, però. Oh, almeno abbiamo un'altra vita. Ci riproviamo. Io credo di non esserci veramente mai riuscito. Vedi, così non lo prende. Cioè, anche se ci arrivi sopra, alla scimmia, non la prende. Forse. Oh! Gesù! Gesù, la prima volta nella mia vita! Posso credere, ragazzi. È Sono stata una emozionato. faticaccia, ragazzi, ma mi sono divertito un mondo! E poi la mia non è una semplice noce di cocco! Dentro c'è un tesoro croccante freschissimo! Per tutti! Vaffanculo, ci sei riuscito. Oh mamma, la prima volta nella mia vita. Quindi avete assistito al mio gameplay così profondo, lunghissimo di Cocco Game, della Kinder Pinguì. Spero vi siate divertiti a vedere tutti i miei fail. Io sono stato felice di condividerli con voi, perché non mettersi anche un po' in ridicolo a volte, giusto per divertire un po'. E niente ragazzi, vi ringrazio per avermi seguito. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, fatemelo sapere con un mi piace, un commento, un'iscrizione ovviamente. Attivate la campanellina delle notifiche, valutate uno dei miei abbonamenti e raggiungetemi su tutti i miei social, di cui come sempre trovate i link in descrizione. Ci rivediamo nel prossimo video.